che hai usato che è bellezza. Per chiederti questo, cioè adesso sempre più spesso la parola patrimonio viene associata alla parola turismo e la visita alla città d'arte viene mercanteggiata, mi viene da dire, come esperienza, come viene venduta come un'esperienza, cioè facendo appello all'aspetto quasi sensoriale che si avrebbe attraversando una città d'arte, appunto richiamata dalla sua bellezza. Cosa c'è di, secondo te, di perverso? Cos'è di questo concetto che porta verso le cose che dicevi adesso? La città non può diventare una quinta, cioè bisogna capire che cos'è una città. La città è una citt è il luogo dove vive una comunità o è una quinta di pietre? È solo quella che i romani chiamavano urbs, o è anche la civitas, o non è l'incontro fra queste due cose? Recentemente mi era stato chiesto un saggio per una mostra su John Ruskin che si è aperta a Venezia e io ho accettato di farlo perché il tema era l'attualità di Ruskin, del pensiero di Ruskin per la difesa di Venezia oggi. Quando Ruskin muore, Marcel Proust dice: è morto un grande direttore di coscienza dell'Europa. Meno male che rimane Tolstoi ancora. E Ruskin, nei suoi libri, ha scritto delle cose strepitose sulle pietre di Venezia. La tesi fondamentale è che le pietre di Venezia non si possono difendere se non c'è una comunità viva che tiene, vivo il legame con quelle pietre che è all'origine della costruzione della città. E in questo saggio, che poi è stato rifiutato perché è troppo eversivo e che pubblicherò altrove, raccontando questa storia, che è la prima volta che racconto in pubblico, facevo vedere due eventi, che si sono svolti a Venezia a distanza di qualche tempo: la grande festa dell'unità del 73 e poi il concerto dei Pink Floyd. Nel primo caso, Venezia non era la quinta di un evento, ma era una città che accoglieva tantissime persone, che accoglieva un'organizzazione complessa, in teoria difficile da reggere per il tessuto di Venezia, ma che invece, e questo lo racconta molto bene Edoardo Salzano, riuscì a organizzare questo evento rimanendo una città, anzi esaltando la sua idea di comunità. Nei campi veneziani c'era una comunità che si riuniva a discutere del proprio destino. Il concerto dei Pink Floyd fu esattamente il contrario, la trasformazione della città in un palcoscenico con una sorta di distruzione simbolica della città. E dopo ci fu un bellissimo, impressionante editoriale di Eugenio Scalfari che si chiamava I Vandali in Comune, e il comune era l'amministrazione comunale di Venezia, con una riflessione durissima sull'uso della città d'arte che oggi non potrebbe mai trovare diritto di cittadinanza sul quotidiano fondato da Eugenio Scalfari, che è peraltro quello su cui anche io scrivo, che dà un'idea della involuzione del ceto intellettuale italiano. Ma il punto è proprio questo: nessuno nega che le città d'arte italiane siano state da sempre attrattive per i turisti. Il Costituto della Repubblica di Siena, del Comune di Siena nel 1309, dice che chi governa la città deve avere a cuore la bellezza, usa questa parola, la bellezza della città per il diritto dei forestieri e per la dignità dei cittadini. Il problema era tenere insieme queste due cose, che sono sempre andate insieme. Un turista che non sia soltanto un consumatore compulsivo vittima di un sistema che gli vuole sostanzialmente espropriare non solo l'intelligenza ma anche i sentimenti, in una città cerca l'incontro con una comunità, non solo con le pietre, ma una città che è resa soltanto una quinta, una città che perde i suoi abitanti, che non ha più comunità. Che cos'è? Se non una specie di incubo spaventoso. Dei cinesi sono venuti in Italia per studiare San Gimignano e hanno rifatto San Gimignano in scala 1 a 1 in Cina. E quando hanno parlato col sindaco, gli hanno detto: ma voi la sera dove andate a dormire? E il sindaco gli ha detto: ma in che senso dove andiamo a dormire? Questa è una città. Ah, dice, ma come, non la chiudete la sera? E la San Gimignano cinese è un centro commerciale che la sera chiude. Ma i cinesi avevano capito bene. Perché in realtà San Gimignano, che è una piccola Venezia da questo punto di vista, non ha più nessuna vita. I ragazzi dicono che d'inverno dopo le 6:30 solo nella lavanderia a gettone riescono a riunirsi.
Allora, l'espulsione progressiva dei residenti di Venezia, che è drammatica ed è su una scala ormai di morte di Venezia, annunciata e reale, e che a Firenze avviene a tappe forzate, rispetto a quando io studiavo, Firenze ha perso 160.000 residenti, la gran parte nel centro, dove c'è una gentrificazione galoppante, ristoranti, B&B, alberghi di lusso, spariscono i servizi, bisogna camminare sempre di più per trovare una farmacia o un ufficio postale. Quello che è successo a Venezia, la peste di Venezia, trasforma la città in qualcosa in cui i turisti non incontrano più la dignità dei cittadini e dunque non c'è più neanche l'allegrezza dei forastieri. Cioè, queste due cose non vanno opposte, ma bisogna capire che non si risolve col numero chiuso. Si risolve col numero aperto dei cittadini, cioè devono esserci cittadini, deve essere una città viva e solo così la città può decidere cosa è tollerabile per la propria sopravvivenza. Dunque c'è stata un assassinio di Venezia da parte delle sue amministrazioni e tanti sindaci, alcuni anche molto frequentatori dei salotti televisivi, dovrebbero invece che pontificare sul futuro spiegarci come hanno potuto lasciare distruggere e assassinare questa città. È molto più importante aver tolto un ufficio postale o aver chiuso un negozio di verdure per i veneziani che parlare delle grandi questioni sulla conservazione del patrimonio monumentale. Io temo che sia successo, tra le altre cose, anche questo, cioè che le decisioni siano state prese da una classe dirigente che non ha più un contatto con la vita reale della città, cioè la separazione della vita sociale in quelle che gli inglesi chiamano gated communities, comunità recintate per censo, fa sì che chi si trova a prendere le decisioni, quella vita che fluisce nei campi veneziani, non la conosceva più da tanto tempo. Si era rotto il contatto fra le classi sociali e i decisori sono chiusi in un piccolo fortino di luoghi di lusso che non hanno più nessun contatto con la realtà, scuole private, ospedali privati, non c'era più questo contatto e dunque non si capiva più neanche a cosa servisse una città. Che cosa rimane? Rimane il guscio monumentale da trasformare in un outlet di lusso. E questa è la follia di non sapere che cos'è una città, e cioè è una follia di chi probabilmente la città come tale ha smesso di viverla, perché in realtà siamo tutti drammaticamente separati in dei piccoli gusci divisi per censo, e dunque la città che è il luogo per eccellenza in cui non ci sono le barriere, noi non la sappiamo, non sappiamo più nemmeno che cos'è, diciamo che non sappiamo più nemmeno a che cosa serve, e dunque non sapendo a che cosa serve non abbiamo nessun interesse o a conservarla o a ricostruirla. Ricordo che vicino a casa mia, a metà della strada fra casa mia e Pitti, c'è una semplice trattoria che si chiama Sabatino, dove ancora oggi è uno dei pochi luoghi dove si incontrano diciamo queste parole, i ricchi e i poveri, dove non ci sono dei recinti sociali. È stato scritto un libro sulla storia di questa trattoria e tra gli intervistati c'era una cuoca che era arrivata lì tanti anni fa, siamo nel primo dopoguerra, e questa cuoca era poverissima e diceva io lavoravo lì di giorno e poi abitavo in una specie di tugurio, dalle cui finestre però vedevo Palazzo Pitti e Boboli e pensavo che in fondo erano anche miei e pensavo che in fondo un po' di dignità io la avevo anche da questo possesso comune, ma anche mio, del patrimonio culturale, non lo diceva in questi termini, ma su cosa era esattamente questo. Ora, quello stesso luogo diventa il teatro della diseguaglianza, dove la diseguaglianza viene celebrata. Per rimanere a Firenze, ricordo una anziana insegnante di scuola che mi diceva che suo padre anarchico e analfabeta, la domenica mattina, invece di portarla a messa, la portava col calesse a Firenze, dopo essersi vestito elegante col suo cravattino nero anarchico, e le diceva, la portava agli Uffizi e le diceva: questi, gli Uffizi sono sacri e sono tuoi. A queste due cose, diciamo, la sacralità del possesso comune e l'idea che il palazzo del Granduca, del vecchio sovrano, Uffizi e Pitti collegati dal corridoio vasariano dove il sovrano passava invisibile ai cittadini, sopra la città, sopra la testa dei cittadini simbolicamente, fossero diventati il luogo dove si rendeva visibile e si celebrava la sovranità del popolo, era un passaggio fondamentale, cioè in un'epoca di profondissime diseguaglianze come la nostra, il possesso comune della bellezza, usiamo questa parola retorica ormai inusabile, è una delle poche cose che ci fa capire che sì, che nonostante tutto siamo uguali e che allora dobbiamo lottare perché questa uguaglianza diventi sostanziale. Ma quando la cultura, i luoghi della sovranità vengono espugnati dal mercato della diseguaglianza, passa anche il desiderio, passa anche la voglia, passa anche, distruggiamo anche, diciamo, gli strumenti.
per cambiare lo stato delle cose. Antonio Gramsci, nei Quaderni del carcere, ha scritto una cosa bellissima, cioè che l'opinione più difficile da abbattere, da sradicare nella testa della gente, è che tutto ciò che esiste è naturale che esista così, cioè che lo stato delle cose sia per sempre, che dunque i ricchi saranno sempre ricchi e saranno sempre pochissimi, i poveri saranno sempre poveri e che poi i ricchi alla fine fanno quello che gli pare. Ora, la Costituzione è, diceva Calamandrei, una polemica contro lo stato delle cose. È un'espressione bellissima, perché in Italia la rivoluzione non si è fatta, purtroppo, dico io, ma la Costituzione contiene una rivoluzione promessa ed è una rivoluzione che promette di cambiare, di abbattere pacificamente lo stato delle cose. Ora, in quella Costituzione c'è scritto che la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio, ma non tutela soltanto fisicamente, ne tutela anche l'appartenenza al popolo, ne tutela la funzione, ne tutela il fatto che debbano servire a manifestare la sovranità del popolo e a costruire eguaglianza. Dunque, se la Costituzione non è più una polemica contro lo stato delle cose, ma viene attuata al contrario, cioè santificando, ossificando lo stato delle cose, quell'idolo da abbattere, quell'idolo, quella credenza, quell'opinione comune di cui parlava Gramsci, diventa la Costituzione materiale. E cioè vuol dire che vendere Poveglia e svendere Poveglia significa dire nulla mai cambierà. I ricchi saranno sempre ricchi, i potenti sempre potenti e lo Stato serve solo a certificare lo stato delle cose. Allora, io credo che invece lo Stato abbia una funzione diversa. E cioè, per citare Dossetti, uno dei padri della Costituzione, diceva un cattolico che è finito monaco, e sappiamo che c'è stato, come per i comunisti e anche per i cattolici, una certa difficoltà ad accettare il ruolo dello Stato, per motivi diversi. Lo Stato e la rivoluzione come si tengono insieme, lo Stato e la Chiesa come si tengono insieme. Dossetti diceva: il fine dello Stato è la felicità attraverso il bene comune.